Oggi siamo a Cesa Castina e seguiamo il percorso che per le 100 fonti. Siamo nella zona del Teramano, Monti della Laga. Da qui si andrebbe anche a Monte Corzano, ma oggi credo sia impossibile raggiungerlo a causa delle nuvole. Davanti a me ci sta Claudia, Claudio e Lorella. Percorso dovrebbe essere 9-10 km, andata e ritorno. Vediamo un po' come si sviluppa durante il percorso anche il tempo. Allora, il primo tratto del percorso in discesa sembra molto facile, ma sicuramente poi, visto che ci sta un bel dislivello, dobbiamo salire. Ah, senti come si sta bene. Bagnato, perché oggi è una giornata un po' così. Qui siamo davanti al cartello che ci indica le 100 fonti. Claudio fa strada, seguito da Claudia e Lorella, e io che faccio le inquadrature a loro. Bel pezzo di bosco, fino adesso molto molto bello. Abbiamo seguito una strada sterrata in mezzo al bosco per circa 3 km. E poi abbiamo trovato i cartelli che indicano la direzione, i segni inequivocabili sugli alberi. Ecco Claudio, che davanti a me, il mio amico Claudio, stiamo facendo un bel pezzo in mezzo al bosco. Siamo a circa 3,5 km di percorso, già percorsi. Siamo dentro un bosco, Dentro un bosco, veramente bello. veramente chiuso, la vegetazione è molto fitta, Beh, sicuramente meglio che quasi a Roma umido. oggi. Meglio dei 32-34 gradi di Roma, Sicuro, sicuro. meglio qua. Meglio qua. Soprattutto all'aria aperta, alla natura. Bello, bello. Sì. Qui siamo nei pressi di una delle prime cascate, delle prime fonti. Sentite le 100 fonti, qui è già la prima cascatella. Sono a 5 km di percorso. È possibile continuare a salire oltre perché ci sono le nuvole. Non è la giornata ideale. Qui ci sta una cascata migliore dell'altra, più si va avanti. È favoloso. Bisogna tornarci
nel mese di giugno almeno, per ammirare veramente la potenza dell'acqua. Stiamo facendo la via del ritorno per Corso d'Anello. Praticamente stiamo tornando per la via panoramica, anziché quella più ripida in salita che abbiamo fatto in precedenza. Infatti pure le signore camminano in passeggiata, senza troppa fatica. Proseguiamo sulla panoramica, da qui veramente c'è una vista magnifica. Tutte le montagne del Gran Sasso, purtroppo coperte dalle nuvole, non sono praticamente visibili o quasi niente. Lungo questo percorso, parecchio lungo, però molto agevole, vero? È molto lungo ma molto agevole. Sì. Detto di video con Claudio e Lorella che stanno giungendo alla macchina. Arrivati. 11 km di percorso, 4 ore e 40.